Del giorno successivo generalmente la più veritiera. Allora come ti senti oggi? Guarda, mi sento come se mi fossi svegliata da un sogno. Ieri era come un matrimonio, ero in un limbo di emozioni, di sogni, è stato veramente molto bello. È stata bella tutta la costruzione dello spettacolo insieme a Giampiero Solari e tutto il team, cioè era il mio sogno da sempre, l'avevo sempre detto, no? E finalmente siamo arrivati a questo punto, per cui ieri sera debuttare provando, che è la cosa più interessante, no? Perché avevamo appena finito di montare il finale, la tecnica non era ancora a posto, eccetera, è stata stupenda la cosa. Ci sono stati dei momenti nei quali hai capito che magari c'è qualcosa, no, da affinare, da rivedere, ma dicono tutto. Che siano stati tra l'altro momenti molto carini. Sì, magari sì. Sono da tenere. Chi lo sa, vediamo cosa decide il regista. Però sì, effettivamente c'è un sistema in cui noi siamo, no, dello spettacolo e tutto, e se riesco a non essere proprio completamente schiava di questo sistema, e comunque sarà così, cioè le cose non possono funzionare sempre, anzi, quel cambio che ho sbagliato è quasi impossibile da realizzare, solo Arturo Bracchetti potrebbe farlo, io non ce la faccio, per cui probabilmente lo terremo così per forza, ma quello ci sta. Abbiamo sentito delle autentiche dichiarazioni d'amore nei confronti di Senigallia. È così, è vero che tornerai? È per forza, perché le prime volte rimangono sempre impresse nel cuore, no? Il fatto di essere stati qua 10 giorni a provare, e l'accoglienza che abbiamo ricevuto qua da parte dei senigallesi è stata così bella. Io comunque ricorderò questo posto come il posto dove stavo realizzando il mio grande sogno. E com'è stato recitare se stessi? Vedendolo da fuori sembrerebbe più facile, no? Uno parla di sé, quindi si porta sul sa tutto di se stesso. È un momento per ripensarsi oppure per mettere una pietra sopra? Chi lo sa? Questa è proprio una domanda alla Marzullo. Sì, esatto. Prendiamo esempio. Esatto. No, però devo dire, effettivamente sembra facile raccontarsi, però dall'altra parte è ancora più difficile, perché quando tu ti racconti cose della tua vita, che poi è Michele Foresta in questo caso che mi ci porta, no, come in quanto folletto, allora è come se tu comunque non puoi sforare, vorresti raccontare magari 1000 cose in più, però devi stare in uno schema di uno spettacolo, per cui è comunque difficile. Ti aiuta a puntualizzare dei momenti della tua vita? Assolutamente, assolutamente.